Tour nazionale per l'orientamento, la legalità e la sicurezza nel mondo del lavoro, organizzato dalla Fondazione Consulenti, dopo Napoli, Cosenza e Bari, appuntamento oggi in Piazza della Rinascita a Pescara. Tavole rotonde, workshop e momenti di confronto attraverso degli sportelli on the road. Il tutto allo scopo di fare chiarezza nella mente dei più giovani su come affrontare il mondo del lavoro e colmare il gap tra domanda e offerta. Come compilare un curriculum, come affrontare un colloquio, ma anche come orientarsi nel confronto tra il proprio talento e le proprie capacità e tutto ciò che c'è lì fuori nel panorama delle aziende e del mercato. A fare gli onori di casa a tutte le associazioni legate ai consulenti del lavoro che hanno messo a disposizione figure competenti pronte a dare il proprio contributo. Lo scopo è far conoscere ai giovani le reali esigenze delle imprese, dal momento che l'orientamento mirato è considerato un argine al disequilibrio tra domanda e offerta del lavoro. Il nostro paese diciamo che ha necessità di profili tecnici e professionali. È necessario quindi far comprendere alle nuove generazioni quali sono le opportunità che il territorio può offrire. Inoltre diciamo che questa è un'opportunità per far conoscere la categoria dei consulenti del lavoro e il nostro ruolo nel sistema del mercato del lavoro. Abbiamo organizzato con il nostro centro studi due tavole rotonde. I temi sono la giusta retribuzione e la sua evoluzione, il lavoro sicuro e la tutela del lavoratore. L'orientamento e la formazione allo stesso tempo che possono dare dei tecnici altamente specializzati possono poi indirizzare i ragazzi nelle scelte consapevoli e giuste per il loro futuro, perché non sempre i ragazzi sono in grado di capire e di cosa a loro è più confacente anche per le proprie capacità, quindi benvengano questi momenti che sicuramente sono anche di sviluppo personale anche per chi assiste a queste tavole rotonde come per esempio la Commissione per Opportunità da me rappresentata.